Ciao e benvenuti su NTB Test Central, siamo all'Italian Bike Festival 2021 a Rimini, siamo allo stand Giro presso il distributore Bonin, siamo con Francesco. Buongiorno. Siamo per lasciare la parola per mostrarci le novità principali. Prego Francesco. Buongiorno, allora sono qui a presentarvi due grosse barra tre novità. Allora, la prima novità importante è la prima carpa invernale, quindi termica, prodotta da Giro. Nasce sulla base di una scarpa da mountain bike, quindi con l'attacco SPD, ha la possibilità di attaccare i due chiodi per quando sono in situazioni più di fango, ma la cosa interessante è la leggerezza della scarpa e quanto fina è la scarpa in se stessa. Non ha bisogno di alcun copriscarpe perché il copriscarpe è già termosaldato a tutta alla pianta della suola. L'apriamo per farvi mostrare cosa c'è all'interno. All'interno c'è un bello spessore di pile, adesso vi mostro in dettaglio, la lingua della scarpa è molto alta, si chiude con il loro, lo chiamano sistema fast lace, e inserisco il piede, tiro, chiudo e poi chiudo l'interno. La protezione delle caviglie è molto importante, eccola qua, sia interna che esterna. Ha un bel tratto riflettente su tutta la parte posteriore e anche ovviamente il logo Giro è riflettente. La scarpa è dichiarata essere calda fino a meno 7 gradi centigradi. E la cosa importante di questo tessuto è la sua permeabilità al vapore, quindi permette la traspirabilità della scarpa, quindi non sudo quasi mai all'interno della scarpa, ma allo stesso tempo è anche waterproof, quindi non lascia passare l'acqua all'interno della scarpa. Una nota molto importante tecnica all'interno di questa scarpa è la soletta. Sotto la soletta c'è uno strato in alluminio che fa da isolante termico. Quindi oltre a essere un'ottima scarpa isolata termicamente alla parte esterna, è isolata termicamente anche nella parte inferiore. Giro lancia anche 4 nuove scarpe per quanto riguarda il mondo flat pedal. Cominciamo con la scarpa che è stata presentata ufficialmente l'8 di settembre di quest'anno, che si chiama Latch. È una scarpa completamente nuova, innovativa, dal profilo molto basso qua nella parte anteriore, è a lacci, mostro sotto che non ha nessun attacchetto, ma soprattutto mostro la sua suola, fatta dalla gomma TAC, è una gomma di nuova concezione, è fatta apposta per rimanere molto ben aggrappata al pedale, a tutti quei pin del pedale che servono nelle gare. E soprattutto c'è una suola interna, non visibile ad occhio nudo, che si chiama Mutto Foam. Corre tutto all'interno di questa suola e serve ad ammortizzare il piede all'interno della scarpa. In più, questa scarpa, nella zona pedale, ha una placca in polistirene HD che serve a rinforzare la zona pedale. Cioè, quando io vado a schiacciare sul mio pedale, la mia potenza viene trasmessa molto più efficacemente sul pedale, quindi sulla catena e poi sulla ruota, sono molto più efficaci. Scendiamo di un livello e scendiamo alla DID, è una scarpa che ha in comune la stessa suola con la stessa gomma TAC, la stessa suola interna Mutt Foam, ma non ha la suona zona pedale più rinforzata. Lo stile delle due scarpe è molto simile ma diverso, questa rappresenta più un modello sneaker ed è pensato anche per un utilizzo un po' più tranquillo. Senza la zona pedale rinforzata riesco a camminare molto più facilmente, sempre a lacci. Scendiamo ancora di un modello, arrivo alla Tracker, presente in due chiusure leggermente diverse. Il modello di punta è la Tracker, che a me piace chiamare Tracker Boa, perché è presente il boa, oppure la Tracker Fast Lace, che ha in comune con la scarpa invernale il sistema di chiusura, eccolo qua, quando metto dentro il piede chiudo e poi rimetto al suo posto tutti i laccetti in modo tale che non si infilino nella catena. Un'altra novità dal mondo Giro, si tratta del Rock Lock 5 LED. È una lucetta LED che si può attaccare a tutti i vostri caschi Giro, i quali siano forniti del regolatore di taglia con il nome Rock Lock 5. Giro da molti anni produce caschi che hanno come regolatore di taglia questo nome Rock Lock 5. Poi, in base al modello, ci sono le varie versioni di questo Rock Lock 5. Quindi abbiamo il Rock Lock 5 DH, abbiamo il Rock Lock 5 Air o qualsiasi altro tipo di fantasia. L'importante è che sia Rock Lock 5. È adattabile quindi all'anima interna di qualsiasi casco con il Rock Lock 5.
è una lucetta LED ricaricabile USB, ha una luce a LED costante oppure lampeggiante. Tutto con la novità Gino, grazie a Francesco, grazie a voi, ci vediamo con il prossimo video, sempre su MTV. Ciao.